Ciao a tutti, sono qui con i miei calendari. Oggi apriamo 19, 20 e 21, ci stiamo avvicinando alla fine ormai. 19. Questa scatolina. Un tubetto di... Ah, questa è della linea Sensitive Camomilla, quindi quella delicata per pelli delicate, ed è la crema correttrice verde, quindi che serve a ridurre i rossori. Io non ho questo problema, però comunque la proverò. 7 ml, una piccola cremina. Poi 20 questa scatolina piccola piccola, sì, un bel profumo, vabbè, questo qui è l'altro profumo che mi piace tanto. Questo è il Cuir de Nuit, che ho anche grande perché mi piace tantissimo, e quindi questo è super gradito. Poi sono veramente piccolini e si possono portare in borsa tranquillamente. Spray, più comodo di così. Ah, mi profumo un po'. È buonissimo questo profumo. Per chi ama i profumi orientali, un po' che sanno un po' di incenso, di spezie, questo qua è buonissimo. E poi il 21, ma quanto è bello questo calendario, no, sono tutti belli veramente, ma anche questo devo dire che mi sta sorprendendo. 21, questa bella scatola grossa, qui c'è qualcosa di più grande, un'altra crema, questa è lozione idratante, latte idratante, sempre all'aloe. Senza coloranti, senza parabeni, senza oli minerali, per pelle secca. Quindi dovrebbe essere una crema idratante. Latte idratante, ecco, latte idratante applicare quotidianamente sul corpo, una crema corpo questa, per pelli secche. Ah, una crema corpo. Sì, è vero, c'è scritto anche qua sotto. Body 30 ml. Beh, per il corpo, beh, insomma, questa qui sicuramente poi non è così grande, quindi la finirò presto. Che ho tantissime creme da provare, nuove, vecchie. Sono piena. Ecco, allora, questo è posto. Adesso passiamo a Bottega Verde. Anche qui ormai è tutto un buco. Allora, abbiamo detto 19, che è qua sopra piccolino. Oh. Ma quanto è buono quel profumo! Non mi aspettavo che mettessero quei profumini, che sono appunto poi dei, diciamo, campioncini che servono per far provare i profumi ai clienti. Non mi aspettavo che li mettessero anche nel calendario. Beh, hanno fatto veramente bene. E poi sono i profumi più buoni. Allora, questo qui cos'è? Questo qui credo che sia un gloss tutto scintillante. Vediamo se riesco a vedere. Shiny Lip Gloss. Colore amarena perlato. Bello, deve essere proprio bello. Proviamolo. Sono troppo curiosa. Così mi fa diventare un pochino più brillante il rossetto matte che avevo messo. Eccolo qua. Adesso sul rossetto, così magari non si vede tanto lo scintillio. Però ecco, insomma, deve essere molto carino. Il colore è proprio bello.
Bene, poi 20, 20, 20 qua sotto. E qui cosa abbiamo? Questo qui è un bagno doccia all'aloe, per tutti i tipi di pelle, con succo di aloe bio. Questo non l'ho mai provato, quindi bene, sono contenta, così avrò modo di provarlo. E poi il 21, 21 che è qua giù. Che carina! Che carina! Bellissima! Una spugnetta a forma di alberello. Questa è bellissima. Come si fa a usare una cosa così bella? Poi è molto morbida. Immagino che magari bagnandola diventi più rossa. Piange l'occhio. Diventi più grande. Comunque molto morbida. Che bella, stupenda questa qua. Sì, questo andrà lì nel mio raccoglitore, nel mio organizer con le cose più belle. Proprio carina. Ormai sono rimaste tre caselline. Comunque veramente quest'anno hanno fatto proprio un bel lavoro, eh. Hanno fatto un calendario veramente bello rispetto a quello dell'anno scorso. Io ho ancora la... ce l'ho dentro una pochette piccolina, insignificante. E ho ancora dentro tutte quelle cosine che avevano messo, tipo il biglietto per scrivere gli auguri, un pezzettino di nastrino. C'erano delle cose veramente inutili, inutili, inutili. Ce l'ho ancora lì con la pochette da parte, ma veramente una roba deludente. Quest'anno invece non è uscito un prodotto che non fosse una crema, un bagno doccia, un qualcosa di trucco, insomma, veramente bello. Allora, andiamo a vedere il nostro look fantastic, che è quello che ci riserva le sorprese più belle. Allora, 19, oggi devo essere un po' moscia perché faccio fatica a tenere su qualsiasi cosa. 19 è qui, sì. Allora, lo metto giù. Una scatola. Beh, il mascara di Anastasia Beverly Hills Lash Brag, quello nuovo. Bellino, anche se è una mini taglia, è bellissimo. Vabbè, io poi ho anche quello grande che ho trovato nel cofanetto, che ho nel cofanetto quello dove c'è la Saltri, la palette. Quindi, però queste cose sono sempre utili, le metto nelle mie scorte di, lo metto con le scorte di mascara. Poi 20 qua. Qua c'è un tubetto marca mio si chiama Lay Away Body Cleanser, gel doccia e maschera 2 in 1. Come fa a essere una gel doccia e una maschera? Ah, c'è scritto solo in inglese. Allora, su tutto è sul corpo. Dice, mettilo su tutto il corpo. Poi sciacqua, oppure dice puoi metterlo sulla pelle asciutta e lascialo 2 minuti prima di sciacquarlo. Che sarà il prodotto? Cioè è un gel doccia però particolare, quindi come maschera si può mettere sul corpo asciutto e lasciare qualche minuto e poi sciacquare.
Quindi in questo modo diventa come dire una maschera per il corpo, però è interessante come prodotto. Poi queste cose qua vanno nei prodotti finiti, quindi poi dopo ho modo comunque di magari di dirvi come mi sono trovata. Poi il 21, 21, 21, qui. Questo è un cubetto. Ah, Filorga Time Filler. Questo è per le rughe, dovrebbe essere. Crema correzione rughe assoluta. Quindi è una crema. È una. Questo è scritto filler, quindi immagino che vada un po' a riempire le rughe, a renderle meno visibili. E poi mi pare che questa marca sia piuttosto costosa, questa Filorga. Sentivo la pubblicità alla radio, in televisione. Credo che sia una marca comunque costosa. Non conosco, ma l'ho sentita, no? L'ho sentita nominare perlomeno. 21, quindi abbiamo finito con oggi. Ci rimangono le ultime caselline, le ultime tre, ma Look Fantastic è anche il 25, che è un bel cassettino grande, e quindi sono troppo curiosa di vedere che cosa ci sarà dentro. Quindi per il momento io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando non mancate, vi mando un bacio, ciao!